Ok, siamo partiti con il botto. Scusa Max se ti ho rubato una base, questa è tratta dal suo corso su Trollfire Solo Motif, ma noi siamo qui per parlare del Brown 30 Custom dei JD Stomps. Sigla! Via la mascherina. Allora, cosa ho preso? Mi sono fatto fare un altro ampli da JD Stomps. Adesso lo andiamo a vedere. Una bestia stavolta. Naturalmente la customizzazione mi piace tantissimo. Allora, poi qui ho un altro pacchettino, vi faccio vedere se c'è dentro anche qui, qua c'è il suo foot switch, uno è il cambio di canale e l'altro è il boost e qua c'è il suo cavetto di alimentazione. Allora, andiamo a vedere un attimino, guardate qua, Carnage, l'altro mi ero fatto fare Venom. Questo invece c'è Carnage, naturalmente, essendo rosso. Dietro abbiamo il cab, abbiamo il send return, lo speaker e il foot switch. Partiamo, torniamo a casa e andiamo a provarla. A few moments later. Allora, vi spiego velocemente tutte le parti dell'ampli e poi andiamo a sentirlo. È un doppio canale, abbiamo il canale pulito e il canale distorto, si accende tramite questo. Poi abbiamo qua sotto, questo è il master della cassa praticamente, però adesso non è a zero perché tanto non mi serve, sono attaccato direttamente nel cabinet simulator e sono nella scheda audio, quindi non passo da una cassa, non sono microfonato, però questo sarebbe il volume per la cassa. Abbiamo un riverbero, che è un riverbero plate. Il cabinet simulator che vi dicevo prima, questo è il suo volume e alcune equalizzazioni, e così vado a schiacciare questo pulsante e ho il boost. Tutto qui. Andiamo a sentirlo, magari. Questo è il pulito. L'ispirazione è marshallosa, ispirato al Marshall, naturalmente. Quindi se spingo un pochettino, già crancia. Infatti se io vado a alzare il gain del pulito, è già una già un overdrive. Ok, andiamo con un gain abbastanza basso, alziamo un pochettino il volume per compensare. Faccio magari sentire qualcosa impulito, sentiamo anche con un po' di riverbero, sentite che bel riverbero. Molto profondo e vabbè. D'ambiente. Naturalmente se vogliamo più suono, un suono solista, possiamo andare a schiacciare il boost. (Sussurra)
Poi ritorniamo al riverbero normale, abbiamo il suo canale distorto che vi ho fatto sentire prima con un high gain, quindi un volume come pulisce se suono piano, si alza il volume. Molto dinamico. Naturalmente anche con dei gain un po' più tranquilli si può. Mettiamo il boost. Abbastanza versatile, diciamo, come tipo di amplificatore. Non arriva una distorsione estrema, però arriva un buon high gain, devo dire. Per quanto riguarda il pulito è molto bello, il riverbero funziona bene. Andiamo a vedere il cab. Quello, voi sentite tutto sul cab simulator, quindi questo è il cab, infatti se io alzo il volume naturalmente il volume del... Allora, andiamo a sentire, gli ho fatto mettere questi due potenziometri, il primo che va a alzarmi e abbassarmi le alte frequenze. Dà un po' di brillantezza, un po' di presenza. Sembra quasi un'acustica col piezo, mentre se vado dall'altra parte funziona in senso opposto. L'altro invece è già diverso e aumenta i midi. Messi in mezzo, naturalmente non fanno niente. E allora, vi farò vedere magari in comparazione con l'altro mio ampli di JD Stomps, che è questo, è un po' più piccolo, che è il Tremoverb, sempre custom perché io gli faccio fare customizzati. Vi farò vedere la comparazione con questo, che è più da ispirazione Fender, mentre questo qua nuovo
È più da ispirazione marshallosa e quindi magari li comparerò, faccio un video, un audio test un po' più elaborato. Adesso volevo solo farvi sentire proprio perché sono veramente contento di questo nuovo ampli e sicuramente lo utilizzerò un sacco dal vivo. Se questo video vi è piaciuto sempre mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo se volete, scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi, perplessità, qualunque cosa, io solitamente rispondo. Allora, vi parlo di quest'ampli nuovo che ho preso. È un ampli naturalmente a due canali. Mi sono fatto fare stavolta un ampli doppio canale. E infatti, se vedete, abbiamo due canali separati con equalizzazioni separate. Con non è valvolare, è con i transistor MOSFET che vanno a simulare le valvole, il suono delle valvole. Abbiamo pulito distorto naturalmente. Mi sono fatto mettere un riverbero, stavolta un riverbero plate, non è uno spring, che ho la quantità di riverbero che posso mettere con il suo potenziometro bianco, mentre se vado a smontare la parte sotto, mi ha detto Michele che mi ha detto ci sono dentro tre trimmer che io posso andare a sistemare per il pre-delay, per quanto riguarda il depth del riverbero, quindi andare a personalizzare ancora di più quello che è l'impianto del riverbero. In più ha un boost che non è gestibile come volume perché va a boostare dritto direttamente, aumenta di un tot, non mi ricordo di quanti dB, non vorrei dire una stupidata, però mi sembra forse 12 dB, mi informerò da parte di Michele di quanti dB è, e mi va a boostare direttamente sia per il canale pulito che per il canale distorto. Gli ho messo il send return perché io sono comodissimo con il send return e basta, se non mi ricordo male, questo è al suo cab simulator. Con il cab simulator gli ho fatto mettere due altri potenziometri, a differenza dell'altro che avevo. Questo ha due potenziometri del cab simulator che servono per fare alcuni ritocchi di equalizzazione, cioè andare magari a scurire leggermente il suono, rendere più brillante il suono, un po' più cupo, un po' più morbido, un po' più smussato, un po' più tagliente, insomma, per andare a sistemare un pochettino dei ritocchi sul cab in caso dovesse servire che dovesse essere troppo brillante o troppo cupo, vado a gestire un attimo l'equalizzazione del cab simulator. E basta, tutto qui.